E ciao a tutti, come state? Spero bene. È primo aprile, io ho preparato il terreno, questo qua l'ho preparato ieri, il 31 marzo. E qua, bene, sì, qua si terrà il mio orto estivo. Per certi sarà grandi, per certi sarà piccoli, ma per me questa dimensione qua, quindi sono all'incirca 150 metri quadri di terreno, va più che bene. Vi ricordo che io possiedo anche questi altri 150-170 metri quadri con la serra e un piccolo orto davanti. Quindi sono all'incirca 320 metri quadri in tutto il terreno, e sono molti. E l'ho fatto anche piccolo, tra virgolette, anche perché dopo non saprei come stargli dietro, visto che le dimensioni sono molto grandi. Ho impiegato 3 ore e 35 della mia vita per fresare questo terreno e consumato ben 5 litri di benzina, quindi neanche tanto, sinceramente. Ho fatto una buona fresatura, infatti come potete vedere è uno bello sfarinato, è molto sfarinato. Ho colto l'occasione di farlo il 31 marzo perché il terreno era molto secco. La notte c'era stata una leggerissima pioggia che l'aveva ammorbidito poco, quel giusto che mi ha reso la vita facile per fresarlo, facile, sempre tra virgolette. E l'orto estivo si terrà qua, usciranno altri due video, uno sulla concentrazione e uno sulle piante che ho acquistato, cioè che mi arriveranno tra queste settimane, perché le ho ordinate visto che non possiamo uscire di casa. Non mi soffermo troppo in chiacchiere, ma volevo farvi un attimo vedere come le due cose semplicissime da fare che potete fare tutti, quindi il perimetro e il terreno. Vi raccomando, fatelo più simmetrico possibile, in modo che vi semplifica la vita a voi per eventuale passate col motocoltivatore tra le gombine, e anche perché è più bello da vedere. Mi raccomando, prima di fare l'orto è meglio progettarlo, infatti io vi farò anche un video per progettare l'orto in modo che vi spiego come farlo e come non farlo. Ora prendo, delimito il campo con delle canne di bambù, con il semplice bambù. Bene, ora parto a impiantare i pali per il perimetro, non metto fili perché sennò mi serve un chilometro di filo, però cerco di stare più asimmetrico possibile. Mi sono dimenticato di dire una cosa: le misure del campo sono 26 metri per 5, ma prima mi raccomando iscriviti qui sotto, attiva la campanellina, lascia un bel pollicione, e se vuoi trovare qualche foto interessante e essere aggiornato su tutti i video, e mi raccomando seguimi su Instagram. Io concimo con dello stallattico pellettato di cavallo, potete farlo anche con la pollina, con le tame di mucca, con le tame di pecora, con tutto quello che volete, però il concime deve essere maturo. Ho deciso di farlo con il stallattico pellettato perché ha una durata all'incirca dei 5 mesi, come potete vedere anche nei video precedenti, soprattutto con l'insalata, con i pomodori, con altre cose, è una cosa meravigliosa. Ho fatto un video su dove vi spiego come ho insalata così grande, quindi così già pronta, in 15 giorni. Ed è tutto grazie a lui. Bene, la concimazione con lo stallattico pellettato di cavallo e di gallina deve essere all'incirca di 600 grammi per metro quadrato. Invece con letame di mucca o di pecora deve essere all'incirca su 1-2 kg o anche più, ma se lo scrivo qui sotto precisamente. Chili di letame che devono essere messi per metro quadro. Perché cosa cambia? Cambia che l'azione concimanti, diciamo, sono o maggiori o minori. Quindi se noi mettiamo 2 kg di stallattico su metro quadro andiamo a rischio di bruciare la pianta. Però se facciamo lo stesso con il, quindi mettiamo 2 kg di letame, andiamo a rischio di non fare niente alla pianta. Quindi io sarò molto abbondante, anche perché lo lascerò all'incirca qua una settimana senza fresarlo, senza fare niente, in modo che tutte le sostanze nutritive vengano rilasciate, e così tutto il terreno, più di tutti i primi 20 cm, si impregnano di sostanze nutritive.
Dopo di questo, tipo un giorno prima della semina, quindi della creazione delle combine, di tutto, dell'orto, farò un'altra fresatura all'incirca di altre 2-3 passate, in modo che si sfarini ancora il terreno e tutte le sostanze nutritive si mischiano. Il vizio di tanti è di buttare subito lo stallattico e dopo fresare subito. Questo è sbagliato perché praticamente noi buttiamo lo stallattico e lo fresiamo subito e va subito sotto. Perché le frese, cosa sono fatte? Sono fatte per prendere i pezzi grossi e interrarli. Questo qua è una brutta cosa perché va sotto e quindi la concimazione va da quei 10-20 cm di fresatura in giù e non serve a niente. Ci servirà dopo, quando le radici diventeranno grandi, però ci mettono all'incirca 1-2 mesi, quelle sostanze nutritive là sono già date 2 metri di profondità. Quindi il mio consiglio è di farlo come vi ho spiegato, e dopo la seconda concimazione avverrà con la semina delle piantine, quindi mettiamo la piantina, mettiamo un po' di stallattico e la ricopriamo. E dopo un'altra io di solito la faccio dopo 2 mesi, quindi di solito, quindi prima di andare in vacanza, verso luglio-agosto. Così la pianta potrà produrre molto, visto che è quel periodo là, e non avrà magari cali di produzione, visto che mancherà acqua perché magari vai via e non sei a casa e altre cose così. Bene, non mi soffermo in chiacchiere, concimo, perché sennò tra poco è notte, visto che sono le 7:15. Per registrare l'ultima clip è che ieri sera ho avuto dei problemi con la macchinetta fotografica, si era scaricata la batteria e ora che la caricavo era diventato buio, quindi la registro oggi. Comunque io ieri sera ho finito di passare con rastrello e mettere il fertilizzante, cioè lo stallattico pellettato. Dopo la concimazione che avete visto, quella col secchio più di stallattico, ne ho aggiunto un'altra metà pieno e sempre di stallattico perché ho visto che non era molto abbondante. Finito di passare il rastrello e mettere il fertilizzante, sono passato con la canna dell'acqua per bagnare la superficie, in modo che tutto lo stallattico che avevo messo cominciava già a lasciare le sostanze nutritive. E l'ho fatto perché in questi giorni non hanno chiamato pioggia, e se io tra una settimana, quindi il 12-15 aprile, devo fare l'orto, la vedo dura che piova, visto che siamo in un periodo di siccità. Bene, il video si conclude qua, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi su Instagram dove posto un sacco di cose che qua su YouTube non posto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno e vi avviso già che in questo periodo qua ne usciranno tanti tanti. Lasciate un bel pollice in su e ciao a tutti!